passo subito la parola a un altro avvocato, Amedeo Barletta, consulente in diritto penale europeo e transnazionale, anche docente all'Università Partenope di Napoli. Allora, grazie innanzitutto agli organizzatori. Io parto da una cosa che diceva la collega che mi ha piaciuto, la fruibilità. La fruibilità è un concetto fondamentale, ma non solo per il portatore di un handicap, ma anche per un cittadino. Perché il problema che abbiamo di fronte è come poter fruire degli strumenti che l'ordinamento ci mette a disposizione per far valere i nostri diritti. In questo i radicali, chi ci ospita oggi, sono maestri da sempre in questo paese, perché ci hanno insegnato a fruire dei diritti che ci sono concessi anche quando questi diritti rimangono sulla carta e sembrano qualcosa di inservibile. Trasformare questi diritti, cioè queste concessioni che ci sono riconosciute sulle carte, in vita concreta, esercizio concreto dei diritti, è quello che tendenzialmente delle forze politiche responsabili dovrebbero fare quotidianamente, ma che in questo paese fanno solo i radicali. Quindi sono ben felice di essere qua per dire alcune cose sui diritti di cui possiamo fruire in quanto cittadini, soprattutto in quanto cittadini europei, perché diciamo, si parla sempre dell'Europa come un soggetto che impone obblighi, limiti, soprattutto di spesa, ma c'è anche concesso una serie di strumenti di carattere giuridico di partecipazione. Ed è su questo che volevo soffermarmi. Innanzitutto, qual è il problema? Io, fatevelo dire da un non romano, per un non romano che viene a Ostia e non può vedere il mare, è uno scandalo oggettivamente. Cioè, Roma è una delle più grandi città europee, una delle più grandi città al mondo, una delle più belle città al mondo, che ha il vantaggio di avere sul proprio territorio comunale anche una fascia costiera. Questa fascia costiera non è valorizzata. Questo è veramente qualcosa di incredibile, perché soprattutto una città che ha il ruolo che ha Roma nel turismo mondiale, non poter fruire di questo asset ulteriore che è una affacciarsi sul mare è qualcosa veramente indicibile. Quindi è un problema che va affrontato. I problemi, tendenzialmente, a quello che capivo, sono essenzialmente tre. L'accesso alle spiagge, che è condizionato dalle concessioni che sono state attribuite negli anni, che hanno determinato una progressiva appropriazione del litorale da parte dei soggetti concessionari e che oggi si sentono concessionari a titolo perpetuo anche grazie a delle defaianze dell'ordinamento. Il problema della riattribuzione delle concessioni e quindi tendenzialmente di garantire quello che il diritto europeo impone, quindi non discriminazione, trasparenza, accessibilità ai beni pubblici, quindi contendibilità dei beni pubblici anche, perché è chiaro che la spiaggia è un bene pubblico, può essere attribuito, ma l'attribuzione va fatta in concessione in maniera trasparente, non discriminatoria e in modo che si determini un vantaggio per la collettività e non un detrimento, cioè che non sia una sottrazione di un bene pubblico alle esigenze della collettività, ma sia un modo di valorizzare quel bene pubblico per farli fruttare, per metterlo al servizio della comunità, anche per produrre reddito, poi un reddito che rimane sul territorio, quindi perciò è importante l'attribuzione legale dei beni pubblici. E poi c'è un problema di pianificazione. Oggi sentivo che c'è in corso a Roma la approvazione del PUA, quindi il piano urbanistico attuativo sul litorale. Tra l'altro io ho scoperto che Roma si vanta di essere una delle città della rete italiana della pianificazione, di una rete di città che garantiscono una pianificazione partecipata delle scelte sul territorio, ma è una pianificazione che rimane solo sulla carta, perché se andate sul sito REX, Roma ciampare come un tra le città che fanno la pianificazione partecipata delle scelte urbanistico di gestione territoriale, ma questa cosa, da quanto sentivo qua, non esiste proprio. Tra l'altro, per quello che anche in questo caso però ci viene incontro il diritto europeo, come per il problema dell'attribuzione delle concessioni, perché è la Convenzione di Aarhus e le direttive che l'hanno attuata che impongono agli Stati membri di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte che sono relative alla gestione del territorio, alla gestione turistica e alla gestione dell'ambiente. Quindi il PUA va sottoposto a VAS. C'è un obbligo di legge previsto dalla legge dalla 152/06, cioè il testo unico ambientale, che recepisce le direttive comunitarie che hanno implementato in diritto europeo la Convenzione di Aarhus. Quindi tendenzialmente anche questo poi sarà compito del consigliere comunale garantire che sia partecipato il processo di approvazione del PUA, cioè che sia garantito ai cittadini, quindi massima partecipazione, che poi il comune, quando va a ad adottare lo strumento finale, non possa non tener conto delle indicazioni che vengono dai cittadini,
ma dovrà, qualora ritiene doverle superare, quantomeno motivare perché ritiene di non accogliere quelle che sono le indicazioni che provengono dai cittadini. E questo credo sia molto importante perché, diciamo, soprattutto una gestione come quella del Comune di Roma che vuole rappresentarsi come un approccio, una politica aperta alle esigenze dei cittadini, non può permettersi di ignorare degli obblighi, tra l'altro che sono obblighi che derivano dalla legge stessa, che impongono per l'IPUA la procedura VAS. Io non so se nel caso di specie è stata prevista la procedura VAS, ma credo quello che sia un obbligo di legge per cui l'amministrazione deve essere richiamata rispetto degli obblighi che derivano dall'ordinamento interno e dall'ordinamento europeo. Ma siccome tendenzialmente, poi anche sulla questione della procedura di infrazione, io due cose le volevo dire, perché è chiaro, l'ha raccontato benissimo la collega, come siamo dinanzi, ma lo Stato italiano ha fatto la sua solita truffa, chiaramente, lo ha fatto sulla gestione dei beni delle aree balneari, lo ha fatto sulla questione delle carceri, lo fa sulla responsabilità civile dei magistrati. Cioè abbiamo un paese che è abituato a delinquere le norme sovranazionali, cioè a non rispettare le norme sovranazionali. Si obbliga al rispetto di alcuni standard che gli derivano dall'ordinamento sovranazionale, ma poi fa la faccia feroce con i cittadini che non rispettano la legge, ma esso stesso, lo Stato, la Repubblica Italiana, evade dai propri obblighi che gli derivano quindi dal piano internazionale. Anche nel caso delle concessioni balneari ci siamo davanti a una vicenda che chiaramente rappresenta come lo Stato italiano è inadempiente rispetto al diritto dell'Unione Europea, ma lo è ancora nonostante la chiusura della procedura di infrazione, perché chiaramente la Repubblica Italiana ha preso in giro le istituzioni europee sul punto specifico, determinando la chiusura della procedura di infrazione, ma non superando quelli che sono i problemi che la Commissione dell'Unione Europea aveva posto sul tappeto in tema di violazione del diritto comunitario. In questo caso c'era una violazione non solo del diritto derivato, cioè delle direttive, ma siamo davanti a una violazione degli stessi principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea, cioè i principi che derivano da quella che, tra virgolette, viene definita la Costituzione dell'Unione Europea, ovvero i trattati istitutivi, perché è chiaro che beni pubblici non possono essere gestiti come sono gestiti le concessioni balneari in Italia. Non è possibile che ci troviamo davanti a un aggiramento delle norme europee come è successo nella vicenda delle concessioni balneari, e dunque credo che qualche cosa vada comunque ancora fatta. Tra l'altro, se ci sono possibili portatori di interessi, questa cosa potrebbe essere fatta valere anche davanti ai tribunali, perché è chiaro che un soggetto che si rivolge al Comune di Roma, io vorrei avere una concessione sul litorale di Ostia. Il Comune chiaramente gli risponderà che non è possibile, non ci sono spazi, ma a questo punto si apre la possibilità di ricorrere contro il Comune di Roma per chiedere un indennizzo, perché chiaramente gli viene limitato il proprio diritto all'intrapresa economica sulla base di una violazione del diritto europeo. Per cui sarà possibile non solo sollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per far accertare la illegittimità della normativa italiana che ha prorogato fino al 2020 le concessioni, ma probabilmente anche aprire la strada a dei risarcimenti di carattere economico, quindi patrimoniale, per quei soggetti che si vedranno limitati nel proprio diritto di accedere a una intrapresa economica in maniera perché sono discriminati da delle norme che garantiscono un diritto a chi è già dentro, a chi semmai 20-30 anni fa ha ottenuto una concessione, ma che poi non è mai stata rimessa a disposizione all'interno di una procedura aperta e trasparente. Tra l'altro, uno degli appunti che faceva la Commissione dell'Unione Europea sulla vicenda delle concessioni balneari era proprio quella valorizzazione del principio di insistenza. No, dicevano, siccome la normativa italiana prevedeva che se io ci sto già, deve essere garantita la mia possibilità di rimanerci altri 20 anni, cioè io insisto, quindi quando andiamo a fare una gara pubblica, siccome ci sto già, diritto acquisito, ho un vantaggio rispetto agli altri. Questo diceva la Commissione Europea, questo è uno dei punti fondamentali della violazione determinata dalla Repubblica Italiana, perché il principio di insistenza non può essere riconosciuto, perché chiaramente è la negazione del principio di non discriminazione, accesso trasparente e contendibilità della concessione, chiaramente. Quindi questo è un punto fondamentale, ma poi c'è anche una ragione pratica in fondo, perché se mi si garantiscono concessioni troppo lunghe e la possibilità di rimanere in un posto troppo a lungo, soprattutto per un bene come sono le concessioni balneari, chiaramente io potrò far valere, ho fatto i miglioramenti, ho fatto delle strutture, molto spesso si tratta di strutture che sono state realizzate in violazione della normativa ambientale, lo sappiamo benissimo, oppure della normativa edilizia e così via, ma si favorisce una gestione dello spazio pubblico come se fosse una cosa privata, perché è chiaro, se io ci sto 30 anni, ci costruisco quello che voglio,
la gestisco quel bene pubblico come se fosse il mio, poi sarà sempre più faticoso potermene liberare. Semmai io poi quando verrò cacciato fuori potrò fare anche un'azione, diciamo, di danno nei confronti del comune, perché io ho aperto delle opere, ho fatto delle opere semmai senza nessuna autorizzazione, che però poi rimarranno a chi subentrerà dopo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista credo che il Comune di Roma, così come la Repubblica Italiana, sia, diciamo, completamente fuori legge, ma, diciamo, purtroppo lo sappiamo che in questo paese lo Stato italiano è praticamente fuori legge quasi su tutto. Lo era sulla gestione delle tratte aeree, sulla Roma. Cioè, praticamente il bello di avere una certa conoscenza del diritto europeo e di confrontarsi con le vicende della realtà e della vita economica italiana è rendersi conto come la Repubblica Italiana è un soggetto praticamente che delinque, cioè fa la faccia feroce con i cittadini, con imposizioni, con polizia, carabinieri, carcere e così via, con processi onerosi, lunghi e gravosi, ma poi è il primo che, diciamo, in maniera volontaria e consapevole aggira le norme a cui sarebbe esso stesso sottoposto. Cioè lo fa in maniera consapevole, scientemente. Tra l'altro, guarda, vedo Rita Bernardini che sta facendo una battaglia sulle carceri in questo paese, diciamo, siamo in palese e flagrante illegalità, però, diciamo, questa cosa non viene considerata, non viene, diciamo, chiaramente, nessuno la vive come un'emergenza drammatica di questo essere illegali, e se non lo vivono rispetto a una vicenda come quella della situazione carceraria, che effettivamente è drammatica e che incide su principi di carattere costituzionale, credo che sia una battaglia dura riuscire a far capire che le concessioni balneari gestite in questo modo determinano un danno per la collettività, per l'ambiente e anche per l'economia di una realtà come Ostia, che potrebbe contribuire al benessere, alla crescita della capacità, di intercettare i flussi turistici della città di Roma, che invece chiaramente è lasciata così, ma probabilmente con il beneplacito, con la felicità di questi concessionari, che sono ben felici di non essere troppo sotto, diciamo, l'attenzione anche dei media o della vita amministrativa della città, perché possono continuare a fare quello che vogliono indisturbati, violando anche le più elementari norme. Poi mi faceva anche abbastanza specie quello che raccontava la collega con riferimento al fatto che il Comune di Roma ha negato a dei cittadini l'accesso a delle informazioni in materia ambientale. Cioè lì siamo davanti a una veramente incredibile violazione del decreto legislativo 195/05, che è quel decreto legislativo che ha implementato in Italia la parte della convenzione di Aarhus che riguarda l'accesso alle informazioni. Cioè, quando siamo nell'ambito ambientale, in Europa purtroppo non abbiamo il Freedom of Information Act, cioè non abbiamo quella norma che hanno gli Stati Uniti, che consente ai cittadini di poter accedere a qualsiasi informazione pubblica, poi a parte, diciamo, a meno di alcune limitate eccezioni, però almeno in Europa abbiamo sicuramente una libertà, un diritto di accesso pieno e ampio in materia ambientale. Ce lo garantisce la Convenzione di Aarhus, ce lo garantiscono le direttive europee che implementano la Convenzione di Aarhus e ce lo garantisce la norma interna, la 195/05, che implementa in diritto interno la Convenzione di Aarhus. Quindi il problema forse qual è? Il problema è che probabilmente la stessa amministrazione intera non è troppo abituata a vedersi richiamare dei cittadini a rispetto delle regole. È un problema probabilmente di carattere culturale quello italiano, per cui non sempre, cioè, il nostro approccio nei confronti della pubblica amministrazione molto spesso è quello di andare a chiedere un piacere, di chiudere un occhio, oppure di garantirci un'eccezione, piuttosto che quello di premere e pretendere il rispetto del diritto, dello Stato di diritto, che è poi quello che dovrebbe, diciamo, che fa la differenza tra uno Stato civile e uno Stato che comunque vive in ritardo. Quindi, diciamo, tendenzialmente era questo un po' il mio compito, ricordare come l'Europa da questo punto di vista e l'aggancio europeo è fondamentale per evitare che la realtà italiana diventi una realtà che scivola lentamente sempre più verso probabilmente il Nord Africa, oppure logiche lontane dallo Stato di diritto, e che invece è necessario che quotidianamente, grazie anche alle associazioni come quelle che sono qui presenti, come quelle che stanno facendo la battaglia per il lungomuro di Ostia, quotidianamente ci si impegni per ottenere il rispetto del diritto, delle regole, che poi significa garantire
l'efficienza del sistema e l'inclusione di tutti praticamente del soggetto portatore di handicap, il quale si vede escluso rispetto a questo contesto di generale legalità, fino al soggetto imprenditore che si vede inibito, diciamo, nella sua possibilità di fare impresa in maniera seria nel rispetto delle regole, perché qua siamo poi in un'incertezza del diritto completa con questa cosa. La proroga fino al 2020 delle concessioni determina da parte che questi soggetti continueranno a fare investimenti in un quadro di incertezza normativa, perché poi il riassetto della normativa non è stato fatto. Uno degli altri impegni assunti dalla Repubblica Italiana quando si convinse la Commissione Europea a chiudere la procedura di infrazione era quello: sì, noi va bene, garantiamo la libertà, garantiamo di riscrivere la normativa in materia, di riformare la normativa in materia in modo da avere un quadro normativo certo e chiaro. In questa incertezza, indeterminatezza, non sappiamo quello che succederà, quello che non potrà succedere, ma gli stessi soggetti che oggi gestiscono queste concessioni, neanche loro sanno fino a che punto possono essere garantiti negli investimenti che vanno a fare o che potranno fare. E quindi è chiaro che questo clima di incertezza determina sicuramente un danno al contesto generale e alla stessa economia turistica, un paese poi come quello italiano che è turistico al massimo e che non si preoccupa di queste cose come le concessioni balneari. Tra l'altro oggi tutte le grandi città, diciamo, tendenzialmente affrontano il tema del waterfront, come lo chiamano, cioè dell'approccio sul mare, del rapporto con il mare della città, e qui invece abbiamo questo scempio di questo lungo muro che toglie anche la vista del mare, come ricordava quella bellissima poesia che ci è stata letta in apertura di questo incontro, che ti nega anche la visione del mare, non solo l'accesso, ma la stessa possibilità di percepire la presenza del mare dal cittadino che passeggia in prossimità del lungomare. Io chiaramente rimango a disposizione dell'associazione qualora dovessero esserci ulteriori necessità per continuare questa battaglia che avete intrapreso, come le altre tantissime che state intraprendendo. Voglio solo ricordare, giusto per dare atto ai radicali del ruolo che hanno in questo paese, che la maggior parte delle più importanti questioni di diritto sono state risolte grazie alla militanza attiva dei radicali. C'è questo problema, altro tempo c'è la procedura di infrazione di questi giorni in materia di pagamento della PA, che nacque con una battaglia di Beltrandi, che pure tendenzialmente, anche io in quel caso feci degli esposti alla Commissione Europea, perché chiaramente c'è una flagrante violazione del diritto europeo anche in materia di pagamento della PA, ma la stessa vicenda relativa, lo ricordo spesso, della responsabilità civile dei magistrati, che fu fatta anche grazie a un'interrogazione al Parlamento Europeo che feci io per l'allora onorevole Marco Cappato, con cui facemmo partire la procedura di infrazione, che ha portato all'accertamento della violazione da parte della Repubblica Italiana, per cui oggi non ce lo dico perché in Italia la magistratura poi modifica anche molto spesso l'agenda del dibattito pubblico, ma in quel caso la violazione del diritto europeo è stata già accertata, siamo alla liquidazione delle sanzioni economiche, eppure non sembra che è un'emergenza, perché il governo invia la cosa alle calende greche. Scusate se ho fatto questa digressione, però ci tenevo a ricordare il ruolo che hanno avuto questi militanti che oggi abbiamo qui presenti nel conseguimento, nell'ottenimento di risultati fondamentali per l'aumento della civiltà in questo paese. Appunto, gli avvocati proprio più attivi nell'associazione abbiano preso appunti mentali anche su questa possibilità di andare a scocciare il comune dicendo: io voglio uno spazio a mare, no, non te lo posso dare, vediamo che succede. Poi hai ricordato giustamente tutte le battaglie radicali, tutte le procedure di infrazione, i processi in cui ci troviamo attualmente, c'è anche tutta la questione rifiuti da Malagrotta in poi, c'è il processo Cerroni che è appena iniziato, dove siamo anche lì, ci sono una serie di cose. Riccardo si costituisce. Sì. Cercate di essere brevissimo e non rubare tempo, però su questo la questione di queste attività, e che poi come nel caso del lungomare, ma come nel caso della gestione delle discariche nel Lazio, molto spesso finiscono anche in appendici processuali di carattere penale, è molto importante ricordare la possibilità delle associazioni civiche e dei comitati, anche questo in grazia alla Convenzione di Aarhus come interpretata dalla Cassazione Penale, di costituirsi parti civili, quindi non solo nei processi penali che nasceranno nel caso di Malagrotta, nel caso della gestione delle discariche nel Lazio, speriamo
se la procura riesce ad individuare delle violazioni di legge penale anche nella gestione del lungomare romano, in quel caso le associazioni potranno addirittura partecipare ai processi penali, perché la Cassazione del 2011, una sentenza abbastanza nota, lo ha fatto, ha accertato che in ragione della Convenzione di Aarhus le associazioni rappresentative di interessi hanno diritto a costituirsi anche parte civile nei processi penali quando è contestata la violazione di norme ambientali oppure di reati che hanno avuto un impatto negativo sull'ambiente. Grazie, Diego.